Sì, è un problema non tanto di repressione, pure importante, ma è un problema culturale che deve essere affrontato da tutti, da tutte le istituzioni, iniziare dalla scuola, il rispetto della donna, una cultura che sia integrativa per quanto riguarda il genere femminile è essenziale. Quindi anche noi come istituzione dobbiamo impegnarci perché questo percorso, che è un percorso lungo e difficile, si realizzi. C'è un'altra questione aperta in Consiglio, nella politica sarda. Lei ha definito vergognoso il voto segreto con cui questo Consiglio decise di non far passare la norma sulla doppia preferenza di genere. La discriminazione può essere attenuata anche con un'adeguata rappresentatività nelle istituzioni del genere femminile? Sì, io spero che il Consiglio porti il più rapidamente possibile all'attenzione appunto dei consiglieri il provvedimento per la doppia preferenza di genere, perché una rappresentanza femminile maggiore nelle istituzioni è un indice di miglioramento culturale e di miglioramento democratico del nostro Paese. Quindi anche noi dobbiamo fare questo passo di civiltà in avanti, che tra l'altro è prescritto anche da leggi nazionali che dobbiamo rispettare. Assolutamente fondamentale intervenire, non sull'onda dell'emozione, per quanto fortissima sia anche per l'ultimo episodio, cioè per la povera Noemi di soli 16 anni, ma perché ormai abbiamo capito anche dalla riflessione di oggi che non c'è un contenimento del fenomeno, sia per quanto riguarda i femminicidi, sia per quanto riguarda i maltrattamenti, gli episodi di stalking. E quindi occorre veramente intervenire su tutti i fronti, con la prevenzione, con la tutela, con la repressione. Era una risposta che attendevamo, ma soprattutto certifica l'attenzione dell'Assemblea regionale su un tema molto sentito a livello nazionale, internazionale, ma soprattutto come donne sarde noi abbiamo il dovere di trovare delle soluzioni e in parte le abbiamo già trovate, con la finanziaria regionale abbiamo implementato le risorse anche in maniera consistente, abbiamo modificato la legge consentendo ai centri antiviolenza di essere in numero superiore a quelli previsti originariamente dalla legge, ma tutto questo non basta. Io credo che il cambiamento culturale sia necessario per evitare che le donne continuino a essere una proprietà privata degli uomini e continuino ad essere comunque vittime in una società purtroppo ancora maschilista che le vede marginali rispetto alla collettività in generale. Sì, grande soddisfazione per la sottoscrizione dell'intero Consiglio, appunto di tutti i capigruppo di questa importante mozione sul tema della violenza di genere. Ed è un tema che ci fa riflettere sull'equilibrio dei generi in tutti i rami della società, perché è evidente che la violenza di genere nasca appunto da dinamiche distorte nella visione appunto maschilista e discriminatoria non solo della vita di coppia ma anche all'interno della nostra società. Ed è per questo importante trovare spazi che le donne possano occupare appunto per essere degnamente e parimenti rappresentate con gli uomini.